Ciao Filippo, sono Alessio Cocchi di PrendeTempoli.it. Intanto benvenuto ovviamente a Empoli. Senti, ti chiedo con che spirito arrivi qua, quali sono le tue aspettative, le tue ambizioni per questa stagione, anche perché sono ultimamente Empoli si è fatta un buon nome, no? Per il lancio dei giovani, ha cambiato la vita a diversi calciatori giovani in questi ultimi anni. Quindi ti chiedo con che prospettiva arrivi qua e quello che tu vorresti da questa stagione. Dai, innanzitutto devo dire che sono molto felice di essere qua e è stata la prima proposta che ho ricevuto in questo mercato e insieme al mio procuratore abbiamo subito deciso che fosse la piazza giusta per me in questo caso, perché ho sempre sentito parlare bene di Empoli anche da vicino, da ex magari compagni che conosco, quindi le mie aspettative sono di giocare, di crescere, perché come hai detto tu è una piazza che aiuta i giovani a crescere e di raggiungere chiaramente la terza salvezza consecutiva, che è la cosa più importante in questo caso. Allo stesso tempo, come ho già detto, ho tanta voglia di migliorare e di crescere, perché l'anno scorso ho avuto modo di giocare ma non quanto mi sarei aspettato, quindi quest'anno sono a completa disposizione chiaramente del mister, però le mie aspettative sono quelle di appunto di far bene e migliorare sia dal punto di vista individuale chiaramente e come ho detto di squadra. Ciao Filippo, sono Tommaso Carignani della Nazione, ti chiedo tu che tipo di giocatore sei? Cioè, un centrocampista ovviamente, l'idea qui è comunque di giocare con un modulo ben preciso, immagino tu possa giocare come uno dei due mediani, però ti chiedo che tipo di giocatore sei e che aspettative hai anche dal punto di vista tecnico-tattico, se hai parlato un po' col mister. Sì, no, innanzitutto sono un centrocampista chiaramente, ho giocato a due praticamente sempre, da quando ho iniziato a giocare nei professionisti, insomma, la maggior parte delle partite penso di averle fatte a due, e parlando col mister quello chiaramente sarà il mio ruolo durante quest'anno. Sono un giocatore a cui sicuramente piace impostare, piace avere la palla e che allo stesso tempo deve sicuramente fare magari un passo in avanti sulla magari l'intercetto, sulla copertura, sulla fase difensiva in generale, anche se già dall'anno scorso sono migliorato. E comunque sono un giocatore appunto a cui piace spingersi in avanti magari per provare il tiro, perché sono un ex attaccante, diciamo, da piccolo facevo attaccante, quindi mi piace anche segnare. Sì, che ha anche un bel tiro, ricordo un Serie B col Vicenza, qualche volta t'ho visto, insomma c'aveva una bella castagna. David Buzzi il Tirreno, detto questo, prima stavi dicendo l'Empoli è la prima squadra che mi ha cercato, però leggendo un po' quello che si scriveva, e essendo noi quelli che lo scrivono sono propenso a crederci, pare che invece nell'ultimo periodo ci fossero diverse squadre interessate a te e addirittura che la Juventus poi abbia fatto scegliere te, quindi ti volevo chiedere se è vero e nel caso perché poi la scelta è caduta su Empoli. Ma che c'erano altre squadre interessate è vero, però sì, è vero. Però come ho detto è stata la prima appunto che io almeno ho saputo ci fosse, e è la prima a cui ho detto di sì praticamente. Poi chiaramente ci sono dei tempi sia tecnici, perché si devono accontentare chiaramente varie parti così, però alla fine ho avuto pochi dubbi sulla squadra da scegliere, insomma. Il motivo per cui ho scelto Empoli è, per come ho detto, perché ha sempre dato la possibilità a ragazzi soprattutto di giocare, di sbagliare, e anche perché come hanno detto prima si è creata, diciamo, un nome importante anche in Serie A, e quindi è una piazza che merita rispetto e non è solo una piazza per far crescere i giovani, ma che ha l'ambizione di fare ogni anno meglio, e quindi sono venuto qua con questo spirito e spero di iniziare presto, insomma. Senti, parlando un po' con mister Zanetti, una cosa che mi ha colpito, ha detto che tu sei un giocatore completo, ecco, dov'è però secondo te, se c'è un aspetto tecnico, tattico, magari caratteriale, dove pensi di dover migliorare e che in quest'anno vuoi migliorare? E poi ti chiedo anche cosa ti è arrivato fino ad oggi di questa piazza di Empoli, se conoscevi qualcosa, se ti avevano detto qualcosa, tu l'hai affrontata da avversario in passato ovviamente di Empoli.
Le cose su cui migliorare, come ho detto prima, sono magari la fase difensiva in alcuni aspetti, non in tutti, però in alcuni aspetti devo fare dei passi in avanti. E, però come ho detto l'anno scorso ho lavorato molto anche su questo aspetto e credo di essere migliorato tanto. Non sono ancora arrivato al 100% della mia potenzialità, ma sono secondo me a buon punto, non chiaramente al massimo. Un'altra cosa magari è un po' di lucidità negli ultimi metri magari, che magari mi è mancata in alcune situazioni, però sono, come ho detto al mister appena arrivato, sono completamente disponibile per migliorare tutti i giorni e per far sì che queste mie lacune diventino sempre meno evidenti. E ti chiedo invece che impatto hai avuto con il gruppo, insomma, un gruppo che sta rinnovando, però ci sono diversi giocatori che sono qui dall'anno scorso. Che tipo di impressione hai raccolto? L'impressione che ho avuto è quella di che sia un gruppo sano, pieno di ragazzi giovani, ma allo stesso tempo con alcuni diciamo più esperti che sono pronti a guidare il gruppo. Arrivando da fuori mi hanno sempre detto tutti, chi conoscevo, che era la prima cosa che mi hanno detto è che c'era veramente un bel gruppo sotto tutti i punti di vista, e quindi è solo un elemento in più per cui ho scelto Empoli, appunto. No, una curiosità veloce, visto che la prima trasferta che l'Empoli farà la farà a Monza, quindi un campo che tu conosci bene. Ecco, mi piacerebbe capire se non ha funzionato qualcosa, cosa non ha funzionato a Monza, perché quando sei arrivato io parlavo con alcuni colleghi che seguono il Monza, avevano tante aspettative su di te, poi forse da ambo le parti mai non si è creato, non so, quella alchimia giusta. Ecco, se c'è qualcosa che non ha funzionato bene per la tua esplosione in quella stagione. Sì, sicuramente non si è creato una situazione giusta magari per me, perché arrivando da diciamo esordiente in Serie A all'inizio si sono create magari delle gerarchie che poi col passare del tempo sono state molto difficili da superare, e quindi questo potrebbe essere stato un ostacolo. Però in generale credo, appunto, come ho detto prima, di non aver fatto, di non ancora aver dimostrato tutto il mio potenziale, magari potrebbe essere anche questo uno dei motivi. Allo stesso tempo sicuramente non si è creato quel feeling da tutte e due le parti, credo.